Il disturbo noto come autismo fu identificato dallo psichiatra Leo Kanner. Oggi la parola autismo è stata sostituita da disturbo dello spettro autistico per descrivere i diversi gradi di gravità in cui si può presentare. L'autismo non è una malattia, ma un disturbo del neurosviluppo che colpisce alcune persone. Non è stata ancora trovata una causa di questo disturbo, che assume tratti e caratteristiche diverse a seconda di chi lo vive. Più recentemente l'autismo è stato equiparato a quattro diversi disturbi, inserendoli tutti nello spettro autistico. Disturbo autistico, sindrome di Asperger, disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato, disturbo disintegrativo dell'infanzia. I livelli di gravità sono tre e si basano su due aspetti tipici dello spettro autistico: comunicazione e interessi sociali. Interessi limitati e comportamenti ripetitivi. Buongiorno ragazzi, oggi conoscerete meglio il vostro compagno di classe, Luis, che è un ragazzo affetto dal disturbo dello spettro dell'autismo. Mi chiamo Luis e sono un ragazzo autistico. Sono un ragazzo come te. Il mio autismo è solo una parte di quello che sono, ma non è tutto di me. Per me è difficile comunicare con te. Se dico qualche parola, spesso sono ripetitivo. Posso avere difficoltà a capire quello che dici. Ora so che lui sa che io so che lui sa che cosa ho in mente. Prof, come possiamo comunicare con Luis? Quando parli con Luis, prova ad usare un linguaggio più semplice e un tono di voce pacato. Altrimenti si confonde. Così facendo, scoprirai che è possibile comunicare anche con il corpo in modo più diretto. Mi disturbano i rumori forti e la confusione. Sono ipersensibile alla luce, al tatto e agli odori. Mi raccomando, ragazzi, dobbiamo quindi limitare la confusione, non parlare accavallando la voce. Potrà essere utile anche a te scoprire che ascoltare non è sentire. La sirena dei vigili del fuoco si sente, gli amici si ascoltano. Se vi accorgete che esco dall'aula o mi apparto, non preoccupatevi, devo solo staccare la spina per un po'. Presto ritornerò da te. Ha bisogno dei suoi tempi, dei suoi spazi. In fondo non occorre avere fretta, l'importante è sapere dove si vuole arrivare. Talvolta mi soffermo a fissare un particolare, una penna, una gomma, il movimento delle foglie. Non distogliermi, perché in quel momento sono in un mondo solo mio. Quando fa cose strane, come dondolarsi, gesticolare con le mani o toccare ripetutamente qualcosa, lasciamolo fare. È il suo modo per rilassarsi e contenersi. Se sei per strada, in mezzo al traffico, che cosa fai? L'ansia potrebbe farmi fare cose che mi mettono in pericolo, ma se ho vicino qualcuno di cui mi fido, il problema scompare. Prendersi cura di qualcuno è bello, sia per chi riceve aiuto, sia per chi lo dà. Cos'è il gioco per te? Cos'è il gioco per me? Se ti va, vieni a casa a giocare con me. Potremmo condividere emozioni e sensazioni che forse tu hai dimenticato. Va bene, ci divertiremo anche se guardiamo mille volte lo stesso cartone animato o parliamo sempre dello stesso argomento. Non usare metafore, modi di dire, allusioni o sarcasmo. Non li comprendo, perché se tu mi dici c'è un tempo da lupi, io mi aspetto di vedermi spuntare un lupo e non capisco che fuori fa molto freddo e piove a dirotto. Non raccontarmi mai bugie, ho bisogno di fidarmi di te, che sei per me un punto di riferimento. Non ti preoccupare, non ti racconterò mai bugie, fidati di me. Perché quando ti chiamo dall'altro lato dell'aula non mi rispondi? Avvicinati a me semplicemente, così è più facile per me comprenderti. Ci impegneremo e faremo il possibile per cercare la chiave giusta per entrare nel tuo mondo e coinvolgerti. Prima di abbracciarmi o toccarmi, meglio chiedere. Se improvvisamente il mio amore cambia, è perché uno o più dei miei sensi è andato in sovraccarico. Non spaventarti, piuttosto ricerca tu le possibili cause. Ciascuno di noi è diverso dall'altro e questo è ciò che ci unisce. Senza il tuo sostegno, crescere e diventare autonomo per me sarà davvero difficile.
Invece, con il tuo aiuto, riusciremo ad arrivare dove tu nemmeno puoi immaginare. Ci vuole solo tanta pazienza. Amami per quello che sono.